Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi un video particolare, un video speciale, un video extra se vogliamo, un AAA Back 4 Blood che volevo avvisarvi che è disponibile in open beta dal 12 fino alla sera del 16 di agosto, quindi dal 12 al 16 potete giocarci tranquillamente. Il gioco uscirà in autunno. È stata fatta la closed beta per chi aveva preordinato il gioco e chi la dovesse aver ricevuta, diciamo, come creatore di contenuti, non io. E lo andiamo a provare velocemente, insomma, lo guardiamo un attimo, perché questo gioco ha delle peculiarità interessanti. Allora, per chi non conoscesse Left 4 Dead, è una sorta di cooperativo dove possiamo giocare con tre amici contro una campagna di un'epidemia zombie classico. Ci sono delle peculiarità, nel senso che ci sono i mazzi, le modalità di gioco sono attualmente due, c'è la versus e quella invece PvE, la campagna. La versus è contro i giocatori, contro altri giocatori, un PvP. La campagna invece è la cooperativa. E c'è questa meccanica dei mazzi che non conosco benissimo, dove praticamente potremmo contrastare il gioco, perché c'è una sorta di game director, cioè praticamente il gioco gestisce le nostre abilità, come stiamo andando avanti, regolando di conseguenza gli ostacoli nel mondo e la forza dei nemici. Il gioco è completamente in italiano e abbiamo modo di andare a prenderci delle carte. In questo caso vediamo la possibilità di avere il mazzo iniziale con 20% in più di velocità di ricarica, efficacia della cura più 30%, trasformamento di colpi in un coltello che conta come armi da mischia. Cioè abbiamo delle carte che ci danno all'inizio, oppure possiamo andare a creare un mazzo prendendo le carte che abbiamo raccolto nel corso della nostra avventura. Abbiamo anche le linee di rifornimento. Noi adesso abbiamo delle quest che ci consigliano dove andare ai vari tavoli. Guarda, è al momento. Vedete che abbiamo delle linee di rifornimento che però abbiamo tutte bloccate, che sono delle carte anche qui, però non abbiamo nulla. Questo è il profilo dove abbiamo la possibilità di sbloccare e poi andare a utilizzare dei titoli, quindi farci chiamare in un certo modo, degli stendardi, degli emblemi o dei graffiti per il nostro personaggio. Inoltre abbiamo la possibilità di andare a, premendo il tasto ESC, a selezionare un personaggio, e al momento abbiamo questi. E ognuno ha un'arma secondaria unica. Qui abbiamo Evangelo che ha il macete, lui ha la Glock, lei ha la mazza ferrata, lei ha un cane mozze e lui ha una pistola. Mi piace molto questo, dir la verità. Hoffman. Va bene. Entra nel campo di addestramento. Andiamo a provare il campo di addestramento che è qui. Così vediamo un attimino, analizziamo insieme lo shooting del gioco. Usare il colpo non interrompe la ricarica. Abbiamo la possibilità di prendere altre armi. Voglio vedere questo, l'M16. Vediamo un attimo come se la cava. Ovviamente la raffica è di 3 colpi. Va bene. Direi che possiamo andare a iniziare una partita. Qua sotto abbiamo la barra della stamina divisa in 4 caselle. Ovviamente il gioco non è una novità per voi, immagino, perché lo stanno portando tutti. Ho voluto fare un video anch'io. Qua abbiamo crossplay attivato, quindi la possibilità di giocare insieme ad altri personaggi, altre persone su console, comunque con piattaforme che non sono il PC che sto usando attualmente. E per darvi un'informazione sulla qualità grafica che sto usando, la qualità è epica in Full HD, quindi non in 4K, con il DLSS attivato, quindi nuove tecnologie che aumentano di Nvidia, che permettono di aumentare i frame per secondo guadagnando pure la qualità. Ora andiamo a vedere l'atto 1. Scegliamo il nostro personaggio, mi piaceva lui, Hoffman. Qualunque cosa ci sia là fuori, la troveremo. Scelta del mazzo, abbiamo il mazzo iniziale, quindi ci prendiamo questo e vediamo un attimino come funziona. Mi sembra male.
Il gioco ora ci sta selezionando altre persone, abbiamo circa 3 minuti di attesa che andremo ad aspettare in modo da vedere. Il gioco, da quello che ho visto, anche abbiamo parlato un attimo fa, nello shooting mi sembra abbastanza classico, nulla di miracoloso. E vediamo, attendiamo ora di avere tutti i personaggi a disposizione, tutti e quattro, in modo da poter iniziare la nostra partita. Allora, completa il livello senza che gli sterminatori vengano neutralizzati per più di 3 volte per ricevere 500 monete. Questa è una carta corruzione, cioè praticamente ci viene detto non morite più di 3 volte e otteniamo questo. Abbiamo la carta iniziale, una vita extra e più 5 di salute. Perfetto. Carte attive. Scegli le tue carte. Allora, cosa usiamo? Cosa usiamo? Più talento efficace della cura. Proviamo, andiamo. Vabbè. Buondì. Allora andiamo a prendere questo, Io dai. Mi gliel'ho detto, lo piace. ripetevo che il loro perimetro era debole, ma mi hanno ascoltato? E qua si può acquistare Ormai munizioni. dovresti Abbiamo essere abituato 250 alla monete. stessa Io prendo munizioni a situazione. caso, Numero però, 2, perché qui opuno. Mi queste sono le ricevi? mie armi. Numero Voglio 2 comprare a una occupo molotov. basso. E ho Voglio speso tutti gli tutto quello sterminatori che ho. affidabili subito. Carino, mi ricordo un gioco Ricevuto, vecchissimo passo dove si chiuso. acquistano le cose, Opuno che era chiuso. Tactical Tornare Ops. anche Non so quanti di stavolta. voi poi lo conoscono. Strada Comunque, con la rotella del mouse doppia passiamo da una strada. all'altra. Col tasto 3 lanciamo le Mi granate. serve. Il tasto 5 dovrebbe essere Mi la serve. cura. Vediamo il più vicino in basso a sinistra. Il più sono le vite che abbiamo. Quindi iniziamo. Andiamo a vedere un attimino com'è. Usciamo. Non mi avrai mai. C'è la Fucile a pompa. canna La liscia. canna liscia. Occhio a dove spari. Oh, scusa, è colpa mia. Si sono già colpiti tra di loro. C'è una pistola. Sì, lo so che c'è una pistola, ma non mi interessa. Andiamo. Proviamo un punto di osservazione e valutiamo le cose. Penso di piacergli un po' troppo. Scusate, scusate, scusate. Ho sparato anch'io. Sorry. Bisogna Dai. fare attenzione. Siamo in Da tre. questa parte. Devo fare attenzione a non passare davanti a loro. Comunque, no, devo dire è molto bello il fatto che poi, vabbè, magari scendo dal pero io, che magari tutti lo conoscevate già, però. È bello il fatto comunque di trovarmi dentro con perfetti sconosciuti, cercando comunque una sinergia, un... No, siamo in quattro alla fine. Abbiamo trovato anche il quarto. Una sinergia, anche se non sono con amici, poi ovviamente con amici aumenterà sicuramente il divertimento. Visto, mazza 1, infestati 0. Medicina. Ok, abbiamo qualcosa qui, abbiamo già preso. Oh, mi prendono tutto loro. Medicina. Ricarico. A livello di vita siamo messi tutti piuttosto bene, quindi. La Cila cannaliscia. cosa più Medicina. complicata è non mettersi di Cazzo. Mi spiace, Ren. fronte agli altri quando stanno sparando. Proviamoci. Abbassa il ponte, attira l'orda. No, dobbiamo ripulire qua un po' Munizioni. prima. Pistole, prendo Sì, munizioni di per due me. pistole. No, beh, ma mi piace questo. Fucile a canna Vado? liscia. Vado? Vado. Fa vedere che sai fare, Richard. E quello che cacchio Sono è? qui! Ragazzi! Mi sono fatto male. Si è fatto male qualcuno. Ah, sapevo che sarebbe stato un grosso Che bello, è errore! finito di sotto, lo sto aiutando a risalire. Questa faccia? Dai, vieni Questa su. faccia dice grazie! Andiamo, abbiamo abbattuto. Hanno abbattuto l'orda. Stiamo uniti, meglio non Ah, farsi si possono lanciare dare gli dopo ordini. rapire. Chi ha tempo non aspetti tempo. Chiuso. Un deposito qui. Pistola. Scende di là.
Ok. Andiamo! Bello fluido comunque, come velocità, come tutto. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso di questi giochi è la longevità, nel senso che un po' come lo è anche Vermintide, come lo è anche Left 4 Dead, dipende quanto sarà vario il mondo, quanto sarà bella la campagna, perché potrebbe venire a noia magari dopo decine e decine di partite. Allora, hanno spaventato gli uccelli, quindi praticamente spaventandoli atterriamo l'orda, quindi dobbiamo fare attenzione. Bella l'arma che si sporca di sangue. Quello si è buttato giù da solo ed è morto. Ok, munizioni siamo messi ancora abbastanza bene, ne abbiamo 25 in caricatore e 246 da parte, quindi ce la caviamo. Vediamo come ce la caviamo con la pistola. Oh, grazie al cielo. Sì, non è sicuramente la resa di armi di Escape from Tarkov, perché comunque è un action, definiamolo un arcade. Sto qui fa veramente impressione. Dai, è tempo di smettere di giocare e sparare con un mitra serio. Col tasto V colpiamo corpo a corpo. C'era una carta che potenziava anche questo, ma io ho preso la cura. Mi sono già fatto un po' male, ma... Ok. Andiamo a dare una mano al compagno qua. Quindi, ribadisco, lo potete giocare gratuitamente. Esattamente, ci sono gli uccelli lì che tirano l'orda. Potete giocarlo gratuitamente dal 12 fino a 16 sera, 16 a mezzogiorno ora del Pacifico, quindi un po' più tardi da noi, verso sera, presumo le 6-7 di sera. E dirvi che non è un gioco per tutti non è vero, nel senso che se vi piace sparare, vi piace la cooperativa, può essere interessante. C'è anche tutta la campagna storia, c'è tutta la campagna, c'è tutta la modalità PvP. Questo qua mi fa sempre un po' paura perché ha un brutto aspetto, lo confondo con gli zombie. Attenzione, detonante! Poi il fatto che sia comunque doppiato in italiano è sempre una cosa ben gradita. Devo difendermi a mani nude qui perché stavo ricaricando. Ricarica. Sorry. Uiamondo, che botta che ho preso. Vediamo un po' il tasto 5. Mi sono curato. No, non so cosa ho mollato per terra, forse la cassa di munizioni. Comunque la cura è il 4. Mi sto curando. Ok. E ho la potenza delle cure aumentate perché ho usato la carta. Che questa meccanica del mazzo di carte è interessante, comunque può dare parecchia varietà. Comunque è una bella novità anche il fatto che comunque il gioco si adatti alla capacità dei giocatori e amministri come una sorta di regia la partita, aumentando il numero di ostacoli, diminuendoli, regolando anche la difficoltà dei nemici. Bello che non vanno molto in pezzi i water, però. Chi tiene il punteggio? Vedremo le statistiche finali. Entra nel rifugio. Chiudi la porta dopo del rifugio dopo che tutti sono entrati. Ok, diamo un... Entrate. Siamo tutti ricoperti di sangue. Ok, abbiamo completato questa prima mappa. Vediamo un po' le statistiche, ma non credo di aver fatto granché. Vantaggi ottenuti 5-5-6. Infestati uccisi 131. Lui. Cioè non ho fatto un granché io. Punti di rifornimento ricevuti, che questo ci permetterà di sbloccare penso altre carte. Completata. Infestati uccisi 58. Ok, monete 1250. Punti di rifornimento 18. Bene. Atto 1 sbloccato, punto di partenza, tunnel di sangue. Ok. Questo è il menu del sistema. Adesso direi che esco. Abbandono la partita, cosa da non fare mai. E
Adesso abbiamo dei punti di rifornimento, ma credo che non si possano ancora spendere, perché devo essere a livello 5. Però vediamo. Sì, infatti non posso spenderli. Praticamente qui possiamo andare a prendere la borsa di munizioni, si possono comprare delle carte, qui possiamo comprare le vitamine, più 15 di salute, sbloccato. Quindi possiamo andare a metterlo nel mazzo di carte nostro, qui. Possiamo andare a prendere i mazzi della campagna, abbiamo preso le vitamine, prendiamo il mazzo iniziale, aggiungiamo questa carta, abbiamo una carta in più, abbiamo un massimo di 15 carte. Salvo il mazzo e abbiamo la carta. Non so dirvi però se sia mono uso o meno. Comunque, questo era il gioco. E dovrebbe costare, allora, Back for Blood... allora, uscirà penso settembre-ottobre e costa 59,99. Quindi in base poi alla versione che volete comprare, c'è anche una versione da 89 e da 99 che vi dà oggetti in più. E, mentre invece la modalità PvP vi permetterà di prendere parte anche come zombie, come infestato, insomma, come infetto, da quello che ho capito. Ragazzi, questo era Back for Blood, attualmente, ripeto ancora una volta, disponibile in open beta fino dal 12 al 16 di agosto. Se vi va di provarlo, sono circa di download 18 giga e arriva poi a occuparne più o meno sì, la stessa quantità, da quello che ho notato. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete già provato. Insomma, questo è a tutti gli effetti un AAA, perché Left 4 Dead ha fatto la storia di Valve, di Steam. Però, ecco, non è male. Graficamente carino, il gameplay divertente, bello cooperativo con gli amici, ma anche adesso con perfetti sconosciuti mi sono trovato bene, anche sfruttando il crossplay tra varie console. Vi permette di trovare sempre comunque degli amici con cui giocare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque anche di questo video bonus oggi, dato che il video di venerdì è già uscito ieri, che era Foreclosed, gioco che tra l'altro non mi sembra vi sia piaciuto molto, a me ha fatto impazzire. Fatemi sapere comunque che ne pensate di questo Back 4 Blood e alla prossima e ciao ciao.